Simona, sono gonfia, cosa devo fare secondo te? Ma ci sono tanti tipi di gonfiore. Io e Squaletto abbiamo la pancia gonfia, lui ha mangiato troppi dolci con la colla di pesce. Io non lo so, sono sempre gonfia. In ogni caso, ho i rimedi giusti per voi. Guardate qui. Ciao amici, a pensarci bene credo proprio che il gonfiore e la stanchezza siano i due temi per cui mi contattano di più per avere consigli. Infatti sono anche stanca e ho la pelle spenta. Capisco, molto spesso questi sintomi sono collegati, gonfiore, stanchezza, pelle brutta. Noi non siamo abituati a collegarli perché consideriamo il corpo ancora come un insieme di pezzi. Qui la pelle, qui il gonfiore, qui la stanchezza, ma è tutto collegato. L'ho scritto anche nel mio manuale moderno di naturopatia. Ogni sintomo è collegato a un altro e se vogliamo risolvere dobbiamo agire in senso sistemico. Non serve prendere un integratore per la pelle, un integratore per il gonfiore, un integratore per la stanchezza. Non è questa la soluzione. Per questo tutti gli specialisti dove sono stata mi hanno riempita di barattolini. Ho speso un sacco di soldi e non ho risolto niente. Evidentemente sì, non serve a niente dare integratori per ogni singolo sintomo, anche se sono naturali. Bisogna capire come ripristinare l'equilibrio del corpo, così poi è il corpo che si occupa di ripristinare l'equilibrio di tutto l'insieme. Per esempio, in questo tipo di situazione ho aiutato moltissime persone a ritrovare la salute con un particolare integratore a base di un nutriente di cui spesso siamo carenti, ma che quando viene ripristinato cambia tutto. Attenzione, sto per rivelare un segreto importantissimo su un importantissimo integratore. Ma prima, se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ma veniamo a noi, c'è una particolare sostanza nel nostro corpo che se non viene costantemente rifornita attraverso il cibo, piano piano si esaurisce e quando si esaurisce ci lascia stanchi, spenti, gonfi, appesantiti. Invece quando siamo riforniti e ricaricati di questa sostanza, tutto cambia, stiamo bene, ci sentiamo energici, pieni di vitalità, sprizziamo energia da tutti i pori e siamo sgonfi, leggeri, con la pelle bella, pulita e luminosa. Ma cosa sarà mai questa sostanza? Una droga? Dove ce la procuriamo in modo legale? Ma dai, qui tutto legale oltre che naturale! Adesso ve lo dico, intanto per seguire tutti i miei video iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Eccoci al punto. È la prima volta che ne parlo in un video e sono felicissima, stiamo per entrare in un mondo nuovo, un mondo per tanti ancora sconosciuto. È un mondo piccolissimo dentro di noi che vive intorno a ogni nostra cellula e la fa funzionare come si deve. Ecco, vi presento gli enzimi vitali. La parola si sente dire spesso, ma che cosa fanno, a cosa servono e quanto sono importanti si sente dire un po' meno. Il corpo parte già con una sua dotazione naturale di enzimi, ma poi nell'arco della vita li deve rimpiazzare, li deve rifornire con gli enzimi provenienti dal cibo. Solo che la maggior parte del cibo che mangiamo è industriale, è conservato e invece di apportare enzimi freschi ci porta via quelli che abbiamo, perché per digerirlo dobbiamo consumare i nostri enzimi e quindi alla fine il bilancio è negativo. Attenzione però, gli enzimi sono necessari e fondamentali non solo per attivare i processi digestivi, ma anche per accendere gli interruttori di tutte le funzioni cellulari. Ma dove li trovo questi enzimi freschi? Al mercato? Gli enzimi si trovano soprattutto nella frutta e nella verdura fresca non conservata. Non nel cibo industriale, non nel cibo conservato. Quello è cibo morto, non enzimatico. Ma cosa mi succede se mi mancano gli enzimi? La carenza di enzimi è seria, si manifesta in molti modi, alcuni sintomi possono essere questi. Stanchezza, senso costante di fame, aumento di peso o calo improvviso di peso, irritabilità, crampi muscolari, anemia, stitichezza cronica oppure diarrea, digestione lenta, insufficiente, gonfiore, meteorismo, infiammazioni allo stomaco e al colon. Per questo, per essere sicuri di
assumere una giusta quantità di enzimi oltre al cibo fresco, la cosa più sicura è assumere un integratore ben costruito. Sì, ma è processato, come dici tu. La domanda è giusta, ma ci sono integratori e integratori. Beh, io ho scelto i miei enzimi, sono gli enzimi di Vega Mega che sponsorizza questo video e che fa enzimi naturali, non processati. Questo integratore è perfetto per sopperire alle carenze nutrizionali di enzimi, perché queste carenze interferiscono con le prestazioni di tutti i giorni, generando stanchezza, problemi digestivi, gonfiore addominale, gonfiore diffuso e poi pelle spenta, insomma stanchezza. Ma quanti devo prenderne? Per avere tutti questi benefici devo farmene un barattolo alla volta? Ma no, il giusto dosaggio è scritto sulla confezione. E poi attenzione, non bisogna prenderne di più, dosi eccessive, perché l'organismo usa solo ciò che gli serve e il resto o lo accumula e non va bene, o lo elimina ed è inutile. Usa solo ciò che gli serve. Quindi seguite le indicazioni, ma non serve esagerare. Con le giuste dosi di enzimi siamo sicuri di aiutare il corpo a ripristinare e mantenere il suo giusto dosaggio, la quantità giusta di enzimi vitali. Così mantiene il suo giusto equilibrio fisiologico. E quando il corpo funziona meglio, la testa funziona meglio, l'umore funziona meglio, la vita funziona meglio. Come dico sempre, la vita va vissuta con positività ed entusiasmo, ma se non abbiamo energia, il corpo non ha energia, come facciamo? Dove ce la tiriamo fuori questa energia, questa positività? Ecco che gli enzimi arrivano in soccorso e cambiano la qualità della vita, perché quando digerisci meglio e le funzioni fisiologiche sono più equilibrate, tutto funziona meglio e tutto cambia. Potete ordinare questi preziosi enzimi dal sito Vega Mega. Usate il link che metto in descrizione perché da lì potrete anche avere uno sconto se è il vostro primo ordine. Fate scorta! Il mio consiglio è includere gli enzimi nelle buone abitudini quotidiane, perché avete delle buone abitudini quotidiane, vero? Così potete anche prendere gli enzimi una o due volte al giorno per qualche mese. Adesso vi racconto una cosa. Io, per esempio, tengo il mio barattolo di enzimi in cucina nel centro tavola. Ho creato un centro tavola con tutti gli integratori, così non mi dimentico mai di prenderli. Condividete questo video, così potrete aiutare anche tante altre persone a non avere carenze di enzimi. Noi ci vediamo nel prossimo video, nel frattempo, ma sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!